Buonasera e ben ritrovati in questo nuovo video gameplay sul Guardiani della Galassia, il videogioco dei Guardiani della Galassia, appunto Marvel's Guardians of the Galaxy. Eravamo nel bel mezzo della battaglia contro i Nova Corps. Vai, io vi ricordo nel frattempo di mettere un mi piace al video. Commentare facendomi sapere cosa ne pensate di questo videogioco, mentre qua la situazione è critica. Ecco, fatelo anche ricordarmi un po' come si gioca. Boom, 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 via tutti. Ole. Allora, per usare Peter così e così. No, mi hanno segato. E devo riprenderci un po' la mano, ragazzi, perché è qualche giorno che non ci gioco. È qualche giorno che non ci gioco e devo riprenderci un attimo la mano, lasciate fare un secondo. Che qua bisogna riprenderci un attimo la mano perché davvero. Ok, ripartiamo da qui un Ok, secondo. aprite gli ormeggi e non morite. Ecco, aprite gli ormeggi e non Liberiamoci di morite. questo marmoglio! Tu pensa agli ormeggi, Peter! Li teniamo lontani noi! Eh sì, ciao, buonanotte, come avete fatto prima? Ok, vai, ammazziamo loro. È tutta esperienza questa, quindi io me li prendo volentieri. Io posso prendere qualcos'altro della mia abilità? Nope. Boom. Via. Morti tutti. Via! Prova il tuo passo, si agganciano e sparati! Vai, liberiamo l'ormeggio. Protegge i loro crani dallo sfondamento! Boom, via! Via! Moriranno prima o poi, no? Apriamo gli ormeggi, va. Morti tutti. Easy. Ok. Aia. Vai, Gamora, ammazzalo. Olè. Che sta sparando? Ah, quella merda, eccoli. Gamora, per favore, vai. Segalo, grazie. Vai, ammazzali tutti. Oh, pure obiettivo, eh. Ce ne sono altri da ammazzare di ormeggi, eh? Via! Boom! Libera Gamora? Aspetta, in che senso? Come faccio a liberarla? Ok, vai, chiamiamola adunata. La fortuna ci ha abbandonato, Peter Quill. Dubito che riusciremo a Dici? vincere. Hai ragione. Gli attacchi, il tempismo, c'è qualcosa che non va. Siamo È più vero. forti di così, ma forse sbaglio. Basta con questi dubbi, siamo una grande squadra.
Vai, sì, dai. Ok, basta. Basta, dubbi inutili. Parlate come se aveste perso il vostro tocco magico. Ma io vi conosco. Siete dei campioni. Ogni singola volta. Chi è con me? Oh, dai, su. Io sono Groot, bravo. Crepate, crepate. Lo ammetto, la musica aiuta parecchio. Avrei preferito un casco tradizionale catafratto. Vai, vai, catafrattiamoli tutti. Boom. Questa luce ha una strana bellezza. Eccoli lì gli altri ormeggi. Via, uno e l'altro riusciamo a prenderlo da qua. Ok. Via due, perfetto. Ne mancano altri due. Via. Boom. I motori non richiedono regolazione termica esterna. Ho fatto fuori lo spiro strano. I rinnegati non sanno i tuoi sforzi sono vani. Dobbiamo ammazzare quei tizi di sopra, Bravo, goditi lo spettacolo. Gamora? Niente da fare. Tocca a me. Tocca a me. Vai. Vabbè, però, ragazzi, cioè, proteggetemi mentre attacco. Questo attacco qua è una merda, comunque, non va bene. O sei contro una persona, basta, che non sta sparando a te. O sei contro un solo nemico, oppure questo attacco è davvero una merda. Ah, dall'inizio. Ok, basta, basta scherzare. Liberiamoci di questa marmoglia! Tu pensa agli ormeggi, Peter! Li teniamo lontani noi! Sì, come no, guarda. Sta mettendo 3 anni ad ammazzare un singolo nemico. Vai, vai. Eccone un altro. Ok, collegato ai sistemi della Milano. Dov'è la mia musica? Ecco la tua robaccia terrestre. Ne stanno arrivando altri. Vogliono proprio lasciarci andare. Sono desiderato. Questo Epa. Guarda quanta vita hanno! È l'occasione perfetta per me! Boom! Ho sistemato le rotelle del soldatino! I rinnegati non danno requie! Guarda in pala! Preparati al dolore! Ammazziamo anche quello là? Non ci arrivo. Deve andarci Gamora assolutamente. Gamora? Vai. Tagliamo corto. Ammazzo tutti quei tipi lassù. No, ho sbagliato. Olè, morite tutti. Qua mi sa che lo spawn è infinito, però. È un ottimo modo per fare esperienza. Pronto a distruggere tutto. Compiaci. Lo ammetto, la musica aiuta parecchio. Listo? Inizia a piacere. Vai, potenziamoci. E andiamo direttamente agli ultimi ormeggi. Personalmente sto andando alla grande. Davvero? Forse vuole dirti di toglierti di torno. O forse vuole che tu guardi per imparare da una professionista. Non serve combattere da soli, vai, vai, vai. Tranquillo. Dobbiamo guardarci le spalle a vicenda.
Nessuno di noi vincerà da solo. Bravo, dillo Groot. Ma se restiamo uniti e concentrati, non avranno scampo. Chi è con me? No, le sagge, Peter. Ole, andiamo, andiamo, andiamo. Vogliono proprio lasciarci andare. Sono desiderato. Drax, guarda la faccia. Con onore, questa luce ha una strana bellezza. È il gigante, altro che. Hai accagnate. Non falliremo. Guarda quanti sono. B. Ole. Ecco l'attacco che volevo fare prima. Direi che abbiamo vendicato i Nova Corps da tutti. Spero solo che Corelle e la ragazzina siano uscite. Saranno anche pazzi, ma non si fanno piegare facilmente. Non vedo cosa c'entri la loro postura. Il prossimo giro è mio. Ce ne sono troppi però, eh. Cioè letteralmente spawnano all'infinito. Niente, andiamo via. Vai Drax. Questa luce ha una strana bellezza. È inquietante, altro che. Andiamo, andiamo, andiamo. Sono letteralmente troppi. Come sta andando, Rocket? Sì, che mi dici di aiutarmi? Lo ammetto, la musica aiuta parecchio. Visto? Inizia a piacerti! Ok, dove sono gli altri ormeggi? Eccoli là. No, vorrei distruggere l'ormeggio, grazie. È proprio ora di impalare qualcuno! Via! Non riesco a prenderlo da qua, però. Il mio immenso potere sprecato. Anche a quelli di lato. Forza, anche a pochissimo. Agli pezzi, Gamora. Mi faccio a pazzi. Dovremmo segnalare questi eventi alle autorità. Sono loro le autorità. Boom, via. Ok, vai, voglio usare questo. Boom. Dai, porco cane, come faccio a prendere quel colpo là? Devo andare di qua. Vai. Olè. Ah, solo 350? Così poco? In tutto questo scontro? Tra l'altro non avevamo nemmeno Rocket. Che Rocket con la bomba fa un bordello di danno a sti tipi. Adesso? Facciamo rotta per Contraxia e risolviamo i problemi con una birra catatiana ghiacciata. E abbiamo anche completato il capitolo 5, niente male. Ora inizia il capitolo 6. Dovremmo prima segnalare quello che è successo, no? No! Perché è quello il vero problema, Quill. Vieni, Groot, abbiamo da fare. Rocket! Che gli prende? L'abominio non è mai contento. Rocket non ha tutti i torti.
Le comunicazioni sono andate, il tracciante continua a tracciare e Corel potrebbe essere ovunque. Non siamo messi bene. Siamo giusto nel punto tra i due martelli. Intendi tra l'incudine e il martello? Sì, è quello che ho detto. Ce la meritiamo una serata di relax. Quindi, Contraxia? Invece dovremmo andare a Nowhere. Ah, un altro luogo adatto alle più abbondanti libagioni. A dire quello che abbiamo visto. Insomma, Cosmo è un mio vecchio amico. È il capo della sicurezza, sa a chi riferire quello che è successo sulla roccia. E il tracciante e la multa? Rocket conosce uno su Nowhere. Prendiamo due piccioni con una fava. Ok, imposto le coordinate. Perché non parli con Rocket? Peter Quill, cosa significa prendere due piccioni con una fava? Vuol dire trovare un'unica soluzione per due problemi. Ah, lo sapevo! Non ci sono volatili su Nowhere. Giustamente. Guarda, è fighissimo che lui legge con gli occhiali. Guarda lì con gli occhiali da lettura. Tac. Allora. Chiudiamo il frigo. Come sempre. Poi. Devo schiarirmi le idee. Andiamo qui e vediamo di potenziarci, eh. Salve Rocket, comunque. Non so quanto potremmo farlo, sinceramente. Che cosa possiamo prendere? Possiamo fare solo questo. Evitare la caduta a terra con uno scatto che mi ha colpito violentemente. Ma sì, dai, facciamolo, tanto. Perché mi ostino ad aiutarti, Quill? Se solo tenessi a noi come tieni ai tuoi giocattoli. Ok, ora parliamo a Rocket. Come scappa? Guarda come scappa. Come scappi, Rocchettino? Ah, grazie. Ehi, ragazzi! Che si dice? Niente di niente, Quill. Vuoto assoluto. È qualcosa che non va, Groot? No, sta soltanto perdendo le foglie. Normale routine. Dai, lo so che stai mentendo. Voi state tramando qualcosa. Quello che facciamo non sono affari tuoi. Non possiamo almeno parlarne? Parlare non vale un razzo, se poi non riesci mai a passare ai fatti. Le cose miglioreranno, è una promessa. Sistemeremo tutto. Come quella fatta prima di Seknarf? Dai, Rocket! Cosa? Vuoi dirmi ancora che sono fondamentale per la squadra? Lasciaci in pace, Quill! No, dobbiamo rifarlo, eh? Vai, continuiamo. Insistiamo. Rocket? Sparisci, Quill! Dai, ragazzi! Io sono Groot. Bravo, Groot, diglielo. Dai. Niente da fare. Niente da fare. Andiamo a questo punto da Gamora. Ah, c'è il lama qui, tra l'altro. Salve, lama. Questo cos'è? Canzoni, ok. Sì, se metto queste partono dei copyright fortissimi, ma fortissimi. Quindi no. Beh, le coordinate? Nella tua console. Subito. Ok, andiamo. Arriviamo. Andiamo su Nowhere. Su Nowhere dove sta anche il collezionista, no? Questa è la cosa che... le poche cose che so dai film dei Guardiani, non avendo letto i fumetti. Ok, non posso spostare la visuale. Ah, Nowhere. L'ultimo spazioporto ai confini dello spazio conosciuto e sede del miglior mercato nero dell'universo. E spaghettini eccezionali. Pensate mai al tizio che l'ha trovato e ha detto: oh, guarda, è la testa mozzata di un celestiale. Facciamoci dei buchi per viverci dentro. Volevano il tessuto cerebrale. Molto raro, molto prezioso. Il mercato è arrivato dopo, con gli spaghettini.
Sei certo che questo Cosmo sia affidabile, Peter Quill? Assolutamente, è il capo della sicurezza. Sono Nowhere. E quindi ha a che fare molto spesso con i Nova Corps. Fidatevi, vorrà sapere degli eventi sulla roccia. Che fanno lì dietro? Intrallazzando, direi. A mai più rivederci, sfigati! Aia, attenzione. Cosa fa Rocket? Cosa fa sto stupido? Rocket e Groot ci hanno davvero lasciati. Sì. Così pare. Sappiamo dove sono andati. Sei stato l'ultimo a parlare con loro. Sì, Rocket sembrava arrabbiato. Fai la brava mentre stiamo via, ok? Capito? Ecco. Forse brava. Quando torniamo potrei chiedere a Groot di farti il bagno. Beh, effettivamente. Puzza da morire. Almeno voi siete ancora qui. Non mi voglio perdere il tuo incontro con Cosmo. Ecco, perfetto. Usciamo, va. Ok, fatti voi. Intanto parliamo con Cosmo e poi usciamo a divertirci un po'. Ecco, Nowhere. Ok. Sì, non mi fanno impazzire questo tipo di ambientazioni. Preferisco sempre le ambientazioni naturali. Prenderà sul serio? Però, come ho detto, è niente un male, E probabilmente sa già cosa sta succedendo. Dovremmo solo confermare le voci. Magari ci darà una ricompensa. Ecco fatto. Hai avuto a che fare con questo Cosmo, Sicaria? Siamo tornati di nuovo a quell'appellativo. È fattualmente corretto, sei un'assassina di mestiere. Beh, non ha tutti i torti. Omicida condannato. Le tue mani non sono pulitissime. Le ho lavate prima di uscire dalla nave. Possiamo parlare a lui? Beh, intanto prendiamo i componenti. Non dice niente di interessante sto tipo. Per me è parte del fascino del posto. Dice che piove sempre cenere. E beh, effettivamente. Comunque, prima di proseguire, direi di fermarci qui. Questo video può finire qui. Ti ricordo di mettere mi piace se il video ti è piaciuto, di commentare. Mentre i guardiani parlano ancora di Rocket. Parlano tutti di tutto. Troppo. E di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto. Al prossimo video. E lui è una tomba.